Amici sportivi, buonasera e benvenuti ad A Tutto Campo. Puntata un po' particolare questa perché c'è stata la sosta, quindi non si è giocato, quindi faremo un bilancio di questa prima parte del campionato e poi naturalmente parleremo della partita casalinga di sabato con la Sampdoria. Dicevo trasmissione un po' particolare perché ci saranno alcuni conduttori di altre trasmissioni sportive con cui parleremo del Pescara. Innanzitutto saluto Walter Nerone e Luigi Mascia. Buonasera. Buonasera ad entrambi. Allora, Walter, una settimana un po' particolare, non dico tranquilla, ma il Pescara in questi ultimi giorni ha riacquisito, almeno per il momento, i 3 punti, o ha avuto confermati i 3 punti della partita con il Sassuolo, e quindi insomma si aspetta la partita con la Sampdoria per vedere un Pescara sicuramente più aggressivo, più determinato di quello che si è visto nelle ultime partite. Beh, oddio, i 3 punti come, diciamo così, come effetto non cambiano la realtà, diciamo, numerica della classifica perché ormai erano stati dati anche se noi temevamo che venissero sottratti. Però dal punto di vista psicologico possono aiutare moltissimo perché consentono ancora di affrontare le partite con un clima, diciamo, non da ultima spiaggia e con quel minimo di possibilità di gestire le situazioni che altrimenti con il bottino, con la classifica, con il punteggio dimezzato diventerebbe da allarme quasi rosso, direi. Quindi sotto il profilo psicologico, settimana molto positiva. Sotto il profilo tecnico, invece, secondo me questa partita, se possibile, è più complicata di quella con il Verona, con il Chievo, perché come quella è una di quelle partite che il Pescara non deve perdere, e come quella è una partita che possibilmente deve vincere, e nel frattempo, per raggiungere il traguardo, secondo me il Pescara deve fare un lavoro di riorganizzazione tecnico, tattica e mentale non indifferente, perché le lacune ormai nei prime 7 settimane sono venute fuori, lacune che secondo me con questo organico sono difficilmente colmabili. Luigi, tu che ne Beh, io sono un po' pensi? più ottimista, nel senso che le lacune si sono viste, ne abbiamo parlato, le abbiamo esaminate dal nostro punto di vista. Non siamo addetti ai lavori sul campo, però il calcio è bello perché comunque dà la possibilità a tutti di poter commentare e di parlare. Sono un po' più ottimista perché credo che questa settimana sia stata invece utile all'allenatore per poter intanto recuperare la condizione fisica di qualche giocatore, qualcun altro peraltro l'abbiamo un po' perso per strada, e poi ne parlerai tu sui disponibili e gli indisponibili, però alcuni giocatori fondamentali, io mi riferisco soprattutto ad Aquilani che era in ritardo di condizione, beh, Aquilani credo che abbia utilizzato questa settimana in modo proficuo. Una notazione velocissima la voglio fare sui 3 punti, perché proprio 7 giorni fa parlavamo e dedicavamo una buona parte di questa trasmissione alla vicenda Le tue e le argomentazioni argomentazioni, non le hanno mie, quelle pagato. della trasmissione erano in effetti perfettamente aderenti rispetto a quello che è stato poi l'esito di quel procedimento. Che ne dica l'avvocato con i capelli lunghi del Sassuolo e il Grassani. direttore sportivo, mi pare che il nostro avvocato, anzi si dice adesso la nostra avvocata, è tutto al femminile, la nostra avvocata Tortorella che ci diede indicazioni preziose e mi pare che abbia visto in maniera lungimirante poi l'esito di quel giudizio. Morale della favola, abbiamo 3 punti che francamente anche per la battaglia giudiziaria affrontata a questo punto sono meritati e anche quella partita sul campo aveva detto che il Pescara l'aveva giocata a testa alta e quindi ben vengano quei 3 punti, ce li teniamo stretti stretti in vista del futuro. E questa sera, novità, abbiamo alcuni conduttori di trasmissione della nostra regione. Naturalmente Massimo Profeta che Arrivederci qua in casa, tra virgolette. gioca in casa. Chi Ciao gioca? Pierluigi, comunque. Ciao, buonasera. Buonasera anche a Enrico Locchi che Buonasera. questa volta gioca fuori casa. Buonasera, quindi sarà più difficile ovviamente per me, perché Poi anche se è un tu campo sei che conosco, però giovancino.
giocare fuori casa. Però tu hai la mentalità offensiva come il Pescara. Sempre, sempre, quindi cerchiamo di espugnare questo campo stasera. Cioè, vuoi dire che offende? Vuoi dire che offende? Oh, no. Nell'accezione più nobile del termine. Possiamo anche offendere, vai Walter. E poi c'è Sergio Mangini che sta arrivando da Lanciano, quindi gli diamo il tempo. Allora, sigla e poi entreremo nel vivo della trasmissione. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare, ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che farai, così felice, sbalordito, non t'ho vista mai, a tutto campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà, chissà che faccia che farai. Senza parole, clicca se seguici. Bene, dunque, quando sono le 20:52 iniziamo a parlare, innanzitutto a fare a parlare di questa prima parte del campionato. Io vorrei fare la stessa domanda ad entrambi. Un bilancio di questa prima parte, cosa è andato e cosa non è andato? Massimo. Ma intanto il gioco propositivo, prima scherzavamo io e Enrico, la mentalità offensiva, insomma, questa squadra si è caratterizzata da più di un anno col lavoro di Oddo per questo aspetto. Nell'ultima partita in realtà sono emerse quelle ingenuità di una squadra che crede totalmente nella capacità di fare gioco, nella sua mentalità appunto propositiva. Però ecco, senza equilibrio, almeno limitatamente a quello che abbiamo visto nell'ultima partita con il Chievo. Bisognerebbe lavorare sotto questo aspetto perché poi insomma questa era una partita ormai destinata allo 0-0 e quindi si è perso, sì, si dirà un punto che però in prospettiva avrebbe potuto essere pesante, no? Sarebbe potuto essere pesante. Io dico che la soluzione è lavorare sui propri difetti, anche perché secondo me questa squadra non potrà cambiare il suo modo di interpretare il calcio, è stata proprio costruita e concepita per giocare a calcio, per giocare bene, non può che giocare in questo modo, non può farlo per mancanza di fisicità, di muscoli, di centimetri. E quindi l'unica soluzione secondo me plausibile in questo momento è lavorare sui propri difetti allo scopo di limarli. In questo momento credo che il Pescara stia facendo il suo, perché non ci dimentichiamo che è una neopromossa con tanti giovani, tanti giocatori anche alla prima esperienza nel massimo campionato. Non so se magari sabato giocherà per la prima volta Davide Vitturini, perché ci sono tante defezioni, e quindi bisogna dare tempo. È una squadra che centrerà secondo me l'obiettivo anche all'ultimo minuto dell'ultima giornata, speriamo prima, però insomma questo è il destino del Pescara in questo campionato. Enrico? Allora, queste sette giornate ci hanno detto che il Pescara è una squadra competitiva per raggiungere la salvezza. Non bisogna mai dimenticare che siamo in Serie A, che il Pescara è una delle formazioni che dovrà soffrire, come diceva Massimo, fino all'ultimo minuto del campionato. E Oddo ha conservato la stessa filosofia della passata stagione, cioè divertirsi, proporci un calcio propositivo, e i sei punti che ha totalizzato il Pescara forse non sono proporzionali a quanto è stato prodotto sul campo. Si dirà i tre punti con il Sassuolo non sono stati conquistati sul campo. L'altra faccia della medaglia ci dice che il Pescara avrebbe meritato altri punti con il Napoli, con l'Inter, e alla fine la classifica è quella che evidenzia i valori espressi in campo. Come sottolineato un po' da tutti, l'unica nota stonata è stata la gara con il Chievo,
Per il resto direi che il giudizio dal mio punto di vista è soddisfacente, sia per quanto hanno prodotto sul campo, sia per i punti totalizzati. Bisognerà soffrire fino all'ultimo secondo di questo campionato, quindi un anno di sofferenza, per restare in Serie A, e restando in Serie A potrebbe questo essere l'anno della svolta per il calcio pescarese. Un anno di permanenza in Serie A potrebbe davvero cambiare tante cose in prospettiva. Alla fine della partita con il Chievo Verona, l'allenatore del Pescara, Massimo Oddo, ha detto: siamo tornati tutti alla realtà. E forse il recupero di un'umiltà che nelle ultime partite non si era più vista, Massimo Enrico. Ma io non credo che sia un discorso di umiltà, questa è una squadra, ripeto, giovane, ribadisco il concetto, giovane e soprattutto inesperta, perché ha cosa pagato... Cosa voleva dire Oddo con quella frase? Oddo voleva dire proprio questo, che bisogna cominciare a capire meglio, con più celerità, le difficoltà di questo campionato, cioè è una squadra che deve maturare in certi frangenti della gara, cioè quando tu sei sullo 0-0 contro una squadra come il Chievo, che si è ormai chiusa e ha rinunciato a giocare, quel pareggio diventa oro anche per te. Ecco, questo non si è verificato e non si dovrà più però verificare un errore del genere, perché sono, ripeto, punti che poi possono diventare pesanti a maggio. L'ha detto lo stesso Bizzarri, insomma, va per i 39, li compirà il prossimo mese, ha detto proprio questo: i piccoli punti che si fanno a settembre, ottobre possono essere poi pesanti a fine maggio in chiave salvezza. Il Pescara deve capire questo, lo può capire acquisendo esperienza che non ha in molti dei suoi, degli elementi che compongono l'organico, e quindi deve cercare di maturare, secondo me, sotto questo profilo. E cerco di interpretare il pensiero di Oddo, perché non credo che questa squadra sia stata presuntuosa, può darsi pure che era un monito per l'intero ambiente, anche se non mi sembra che ci sia stato dalle altre componenti ambientali giudizi troppo poco vicini alla realtà. Forse qualche tifoso, ma è giusto anche che sia così, e dopo la partita con il Napoli, con l'Inter, abbia potuto fare dei voli pindarici. A livello ambientale tutti abbiamo mantenuto un equilibrio nel giudizio, e credo che anche la squadra e il tecnico non siano stati presuntuosi sul campo. Certo, nella partita con il Chievo, lo abbiamo ripetuto tante volte, bisogna avere un atteggiamento diverso, perché quando non sei in giornata sì, ti devi accontentare. Ecco, forse in quell'ultima fase della gara non si è trattato di presunzione, ma di capire in quel momento, e qui torniamo al discorso esperienza, che bisognava amministrare il risultato. Ma è un peccato di esperienza, credo, non di presunzione. Mentre ricordo il numero per i vostri messaggi tramite WhatsApp, 388 12 44 688. Vorrei sentire cosa ne pensano anche Walter Nerone e Luigi Mascia su questa frase di Oddo, in generale sul modo come la squadra sta affrontando queste partite, soprattutto le ultime. Io vorrei essere provocatorio. E secondo me Oddo più che dentro parlava, più che al dentro parlava al fuori, cioè a quel pezzo di ambiente che, come lui, diciamo, mise bene in evidenza con quel piccolo show, poi, diciamo, che poi ha fatto un po' il giro del mondo, no? Doiema senza la punta, Doiema senza un difensore. E probabilmente voleva dire: signori, la Serie A è questa, giochi bene e puoi perdere, non riesci a giocare, è una partita che potevi pareggiare, la perdi lo stesso. Nel senso che, diciamo, è un'altra dimensione rispetto a quella dell'anno scorso, dove al Pescara 9 volte su 10 bastava giocare bene per vincere. Quelle partite dove non è riuscita a esprimersi e ha sofferto, ha incassato poco o comunque non ha vinto, ma i danni sono stati limitati. In Serie A talvolta i danni sono irreparabili di una prestazione non sufficiente. Perché dico questo? Perché tutto sommato credo che lui, la squadra, in qualche modo l'avesse avvertita che c'era da pagare questo dazio al cambio di categoria, e sinceramente mi viene da pensare che se doveva aspettare la settima giornata per
diciamo, fare questa osservazione rispetto allo spogliatoio, diciamo che ha avuto una pazienza biblica, perfino esagerata, insomma, perché poteva riferirsi all'ambiente, perché lui spera che contribuisca a ridare alla squadra da un lato la forza, la certezza, le certezze e il sostegno, dall'altro eviti, per un banale risultato negativo o anche per un entusiasmante risultato positivo, di creare poi stati d'animo eccessivi in un senso e nell'altro. Quindi mi piace immaginare che Oddo potesse avere, senza voler contraddire il discorso degli amici, potesse avere anche, diciamo, come finalità quella di comunicare all'esterno la necessità di acclimatarsi nella nuova dimensione, dove non ci sono squadre che tu il venerdì puoi dire vabbè, questa la facciamo, poi può succedere incidente. No, in Serie A di queste squadre non ne troverai, forse ce ne saranno un paio che ti daranno più chance in partenza, ma se sbagli ti fai male con tutti. Questa è la realtà del Pescara, perché il Pescara che ha giocato bene, bene col Napoli alla fine è stato rimontato in 2 gol, quello che ha giocato a tratti benissimo con l'Inter è stato poi battuto, quello che per 30 minuti ha fatto lezione a Sassuolo è andato come è andato, anche se poi fortunatamente per noi sono intervenuti altri fattori. La Lazio nel secondo tempo ha cambiato marcia e ci è passata sopra, no? Torino, Genova e Chievo, 3 squadre teoricamente, diciamo, con qualche differenza tra di loro, 3 squadre teoricamente più alla portata, abbiamo visto che sono venuti fuori 2 punti. E come sono venuti fuori, no? Con una squadra in 9, anzi con 2 squadre in 9. Questo è il bilancio, questo è il ritorno alla realtà da fare. Questo Pescara, se non dà il massimo, se non ha gli uomini migliori, rischia di fare queste figure, che poi non sono brutte figure, rischia di raccogliere poco rispetto a quello che semina. Luigi. Senti, siccome la trasmissione è particolare, io ho un'occasione ghiotta e non me la faccio sfuggire, devo chiedere a Massimo Profeta se Memushai gliel'ha detto personalmente che si chiama Memushai, no. Visto che è l'unico no, a Pescara che no. Dice Memushai, io lo sento ogni volta e mi ripromettevo di chiederselo. No, svelo l'arcano, se possiamo definirlo. Così almeno così. Capiamo. È stato presente nei nostri studi proprio lo scorso anno il presidente della Federcalcio albanese Armand Duka, che ha detto che si pronuncia proprio in questo modo. Cioè, non l'ha detto Memushai. No, l'ha detto il presidente. L'ha detto il presidente. No, lui ha detto che a me sta bene qualsiasi vostra pronuncia. Detto sì, per me. No, era una potete battuta perché è forte sentire sempre Memushai, e quindi io parlo no, da spettatore. Noi siamo abituati a Memushai, no, io, anche meglio. Io stasera mi sento però un po' un vaso di coccio tra vasi di ferro qui, quindi devo cercare anche di fare un po'. Allora, un altro vaso di ferro è arrivato, a Sergio Mancini, che doveva arrivare da Lanciano, quindi insomma lo scusiamo per qualche minuto di ritardo. Stiamo cercando grazie, di fare tanto siete voi in anticipo, non io in ritardo, quindi puntualizziamo. No, non siamo in anticipo. Allora, un bilancio di questa prima parte del campionato, secondo te, del Pescara? Sì, il vaso di ferro, io mi sento più una botte di ferro più che un vaso, però per quanto riguarda il bilancio, ma io venendo qui in macchina riflettevo su dei dati oggettivi, su dei numeri messi a confronto, che intanto fanno magari una prima parte di discussione, di analisi. Allora, i dati oggettivi sono, l'abbiamo detto, tanti di noi l'hanno detto tante volte, sono che il Pescara di quest'anno in Serie A è praticamente lo stesso Pescara che l'anno scorso ha partecipato al campionato di Serie B, senza Torreira e la Padula, se vogliamo immaginare un ipotetico 11 titolare. E al posto di Torreira e la Padula in pratica ci sono Brugman e Manai, se vogliamo, come ruolo, come punta centrale. Ora lasciamo stare che in porta quest'anno finora ha giocato sempre Bizzarri e l'anno scorso c'era Fiorillo. Però il primo dato oggettivo è questo. Pescara che l'anno scorso non ha vinto il campionato di Serie B, ha vinto la finale playoff
terminando il campionato comunque a diversi punti di distanza da Cagliari e Crotone, che sono andate in Serie A. Cioè, vuol dire un Pescara più debole rispetto no, a quello. Allora, questo è il primo dato oggettivo. Poi c'è da considerare che, confronto all'anno scorso, ovviamente tutti i giocatori del Pescara di quest'anno hanno un anno in più, e siccome quasi tutti i giocatori del Pescara sono piuttosto giovani, quell'anno in più magari è anche un anno in più di esperienza, di maturazione per molti di loro, quindi possiamo bilanciare in questo modo. Però il dato oggettivo è questo. La cosa che a me preoccupa, ma poco, per adesso mi preoccupa proprio poco perché ci sono altre cose che bilanciano questi dati oggettivi, è che nella Serie A disgraziata di 4 anni fa, dopo le prime 7 partite, il Pescara aveva 7 punti in classifica sul campo. Quest'anno, se non consideriamo la vittoria a tavolino con il Sassuolo, ne avrebbe 3. È vero che il calendario è un po' diverso delle squadre incontrate finora quest'anno confronto a quelle incontrate 4 anni fa, però diciamo è anche vero, Massimo, è diverso, però anche 4 anni fa hai incontrato nelle prime 7 giornate per esempio Inter e Lazio, per dire. Quindi bilanciando tutti questi dati, magari un minimo di preoccupazione ci può essere, parlando proprio di dati e di numeri. Invece dall'altra parte della bilancia c'è il fatto che quest'anno ad allenare il Pescara c'è Massimo Oddo, che oltre che essere una persona preparatissima, non solo un campione del mondo da giocatore, comunque sta dimostrando di essere veramente un signor allenatore ad alti livelli, è anche un pescarese, quindi sente di più la maglia, ecco, la bandiera della sua città. Quindi questo è un dato, voglio dire, molto confortante. Allora, questi sono i dati oggettivi. Tornando alla tua domanda iniziale, io, mettendo sul piatto tutto questo, non mi preoccuperei troppo, però con la consapevolezza che bisogna cercare di innestare mezza marcia in più, probabilmente, per farcela, perché l'impianto in toto non mi sembra assolutamente malvagio, anzi, tutt'altro. Però magari quella famosa ciliegina sulla torta. Allora, a proposito di quella famosa ciliegina sulla torta, spesso si è parlato della mancanza di un attaccante per questa squadra. Allora cosa succede? Che l'allenatore dice no, questo è un mercato da 10, sono contento, il Pescara non ha bisogno di questo attaccante. Naturalmente il presidente dice sì, ha detto Oddo che non ha bisogno di un attaccante, quindi siamo a posto. Dall'altra parte noi della TV, della carta stampata in generale, noi giornalisti siamo accusati, tra virgolette, dal pubblico di voler coprire magari la società e di non dire che a questa squadra manca in effetti un attaccante. Secondo voi manca o non manca un attaccante? Iniziamo da Massimo, poi sentiamo un po' tutti, oggettivamente. Ma io mi pare di averlo detto anche al termine della sessione estiva, non è arrivato l'attaccante che sarebbe servito, questo mi pare insomma evidente, palese, cioè questo è un dato di fatto incontrovertibile. Però c'è la forza, ripeto, c'è la forza del gioco in questa squadra. Io mi volevo ricollegare un attimo al discorso che faceva Sergio. È vero che 4 anni fa hai affrontato Inter e Lazio la 7ª giornata perdendo 3-0 in casa, però hai affrontato anche Bologna, Palermo, Cagliari, Sampdoria e Torino. Cioè con una squadra, quella allenata da Stroppa, che non voglio giudicare perché insomma quella era una squadra secondo me fatta male, con delle buone individualità ma poi assemblata male, quella era una squadra che non giocava. Cioè tu hai vinto delle partite perché avevi un paio di giocatori che decidevano da soli. Sì, c'era Weiss che insomma un grande talento, però genio di regolatezza. C'era insomma il Quintero, il primo Quintero che faceva ben sperare, poi si è perso anche lui. Però insomma la differenza tra l'inizio di questo campionato e l'avvio dell'ultimo campionato di Serie A, davvero disastroso, mi pare anche in questo caso evidente. L'attaccante non è arrivato, anche in questo caso io credo che insomma sia palese che manchi un attaccante, ma soprattutto esperto. Ecco, l'esperienza manca soprattutto nel reparto avanzato. Qualcuno dice anche nel reparto arretrato, io non sono d'accordo perché comunque insomma dobbiamo augurare buona salute sicuramente a Campagnaro, che domani dovrebbe esserci, dopodomani. Però io credo che a questa squadra manchi proprio un attaccante di categoria, esperto. Allora, prima di sentire gli altri, sono stati alcuni messaggi. Uno dice che
Enrico è il miglior giornalista biancazzurro, un altro dice Massimo Enrico, le vostre trasmissioni sono carine, ma vorrei che foste un pochino più obiettivi. Allora Pierluigi, intanto prendo spunto da quello che hai detto prima, perché qui non c'è da coprire nessuno, cioè se qualcuno pensa che i giornalisti locali, ovviamente io parlo non per gli altri ma per il sottoscritto, non dicono la verità per coprire qualcuno, non credo che sia così, anzi metto la mano sul fuoco che tutti parlano, poi può infatti piacere, ho voluto fare la domanda, può perché piacere molte volte il pubblico e che... la valutazione, si può essere d'accordo per l'amor di Dio, ma coprire, cioè qui lasciamo perdere questo tipo di discorso, anche il messaggio di poco fa di dire la verità, è che secondo il mio punto di vista bisogna aspettare per vedere se è stato sbagliato il mercato per l'acquisto dell'attaccante, perché è vero che si poteva prendere il Borriello di turno, quello che si è detto per tanto tempo, però Manai e Baybek sono giovanissimi, sono dei giocatori funzionali, Oddo ha premuto per averli, quindi non è che Sebastiani fa una cosa, Oddo l'accetta perché è il suo allenatore, quindi non vedo Oddo tecnico aziendalista, anche perché tutti gli allenatori pagano in prima persona e Oddo non credo che voglia bruciarsi all'inizio della carriera. Dal mio punto di vista bisogna avere ancora un po' di pazienza per giudicare l'attaccante Baybek e l'attaccante Manai. Il Borriello di turno, il Gilardino, avrebbe creato altre problematiche, problemi di ingaggi, problemi di gruppo, quindi sta bene all'allenatore, sta bene così, poi si può sbagliare, però i giudizi li lasciamo alla fine. Io credo che sia prematuro, perché credo che sia prematuro, uno potrà dire è facile parlare dopo, sì, però vediamoli prima all'opera, questi elementi che sono stati cercati, perché non era facile prendere Baybek, parliamoci chiaro, Baybek giocava nel PSG, davanti aveva Cavani e Ibrahim, c'è stata una raccomandazione, più che raccomandazione è stato consigliato, no? Esatto. Quindi vediamo, poi col passare delle partite valuteremo se il fatto che Oddo abbia dato 10 lì ci viene da sorridere, perché poi ha detto anche per caricare i presenti, il voto si mette a fine stagione. Volevo tornare invece sul discorso di Sergio, sono d'accordo solo in parte, sulla parte finale, perché non c'è paragone tra questo Pescara e quello di 4 anni fa. Sicuramente. Questo non è calcio, quello era l'anticalcio. Erano stati fatti dei punti su una punizione, su un calcio piazzato. Ricordiamo la partita a Torino, nessun tiro in porta, non si è superato a metà campo. Ma io ho messo tutto sul piatto della bilancia. Sì, sotto questo tutto. Aspetto non sono d'accordo. Cioè, qui si gioca a calcio. Ci sono dei difetti che devono essere limati, ma sai bene anche tu che il gioco che propone Massimo Oddo è completamente diverso da quello che ci faceva vedere Stroppa, Bergodi, ovviamente Bucchi non è da prendere. Ma infatti alla fine forse l'unico vero problema è proprio e poi quello è vero anche di cui si che sta sono discutendo. State affrontate le 6 squadre su 7 che occupano la parte sinistra della classifica, quindi il calendario è sicuramente più difficile. Lì forse c'erano le attenuanti, ad onore del vero, e poi chiudo, che erano partiti i pezzi migliori, era partito l'allenatore, quindi era difficile, molto difficile allestire una squadra competitiva. Ecco, lì gli errori sono stati fatti in fase di mercato e poi a gennaio. Abbiamo rotto il giocato, abbiamo dato. Esatto. Allora Sergio, sull'attaccante, poi la pubblicità e poi visto che abbiamo parlato di anticalcio e dell'allenatore che c'era prima, ascolteremo anche Zeman. Allora. A proposito dell'attaccante, Enrico ha detto una cosa, cioè un passaggio secondo me fondamentale per non continuare a parlare del mercato che è stato la scorsa estate e aspettare magari gennaio. Ha detto come ha voluto l'allenatore. Questo è fondamentale, perché l'allenatore Massimo Oddo, ora i nomi dei giocatori in questione fateli voi, non li faccio io, però l'allenatore Massimo Oddo, io so che durante il mercato della scorsa estate ai nomi di alcuni attaccanti che magari sarebbero potuti venire a pescare in qualche modo, ha un po' arricciato il naso perché non corrispondevano insomma ai suoi desiderando per quanto riguarda il modulo di gioco, l'impianto di gioco del Pescara e quindi per l'inserimento di questi giocatori. Quindi non è che
tutti, cioè, i giocatori del naso voleva altri attaccanti, no, nel senso, forse non li, alcuni non li riteneva funzionali al suo anche modo di giocare al calcio, anche per lo spogliatoio. Quindi tutti i nomi che tutti noi abbiamo fatto per tutta l'estate, decine e decine di nomi, tra questi molti probabilmente non sono arrivati a Pescara proprio perché diciamo non piacevano, non che non si fosse riusciti a prenderli. Cioè, quindi questo comunque è un discorso importante. Poi possiamo discutere su che tipo di attaccante manca al Pescara, a prescindere dai nomi. Che tipo di attaccante manca, se manca al Pescara? Perché in effetti l'unico vero problema tra virgolette di questa squadra in queste prime sette partite è la difficoltà nella finalizzazione. Perché allora, questo... gioco nulla questio, qualche errorino in difesa ci può stare, anche se finora mi pare che abbiano tenuto molto bene, è solo un problema di numero di giocatori, perché come vediamo vari infortuni, vari problemi, e quindi è un problema numerico, però non mi sembra che ci siano grosse pecche finora dal punto di vista difensivo. Allora, no? Del sulla tipo di attaccante difensivo. Ne parleremo dopo, allora pubblicità e poi torneremo in diretta fra pochissimo. Bene, torniamo in diretta quando sono le 21:20. Allora stanno arrivando moltissimi messaggi. Prima di ascoltare Zeman, vediamo qualche messaggio che ci viene proposto dalla regia, alcuni li avete visti già prima. Che possibilità, qualora il Sassuolo faccia un ulteriore ricorso, che il CONI modifichi il 3-0 a tavolino? Allora, facciamo rispondere a Walter velocemente. La possibilità c'è, perché il CONI, la Corte di Giustizia, ha questa possibilità. Ovviamente bisogna che innanzitutto che il Sassuolo faccia il reclamo e poi che questo reclamo abbia fornisca le motivazioni per manomettere l'attuale ordinamento, che è un codice di giustizia sportiva integrato da una circolare, quella appunto che contiene le norme violate dal Sassuolo. Però il Collegio di Garanzia del CONI, se ci dovesse essere questo ricorso, tra l'altro sarebbe l'ultimo grado, non può entrare nel merito. No, no, quindi, deve valutare... Poi, solo la legittimità. Quindi è difficile. Solo la legittimità. È il punto di diritto, però insomma... No, potrebbe dare un'interpretazione di incostituzionalità, certo, di questa norma che... Esatto. Pone su livelli, diciamo, incoerenti. Però tutto dipenderà, secondo me, dal dispositivo della sentenza. Molto dipenderà da cosa secondo hanno me. Scritto questi giudici, ma in ogni caso quell'altra sarà una sentenza quasi politica, certo, perché è la prima volta e si contesta una procedura che tutti riconoscono sia un po'. Comunque la cosa che meraviglia di più che altro vicenda, è una novità nel compendio della lista dei 25, ma è una raccomandata, una squalifica, ma è una novità approvata da tutti i presidenti delle società di Serie A, quindi quando il Sassuolo si lamenta, lo ha fatto Carnevali, il direttore generale Carnevali, secondo me Carnevali ha perso un'occasione capitale per tacere, perché lui stesso lo paga ha approvato la norma che è stata poi applicata. Quindi senza entrare nei termini, speriamo che faccia ricorso, così faranno la terza figuraccia. Si potrebbe discutere solo sul tipo di sanzione, potrebbe discutere, cioè si sarebbe potuto discutere, ma ormai non c'è nessuna, cioè nel senso che forse la sconfitta a tavolino evocava la penalizzazione, la sanzione come nel caso di doping amministrativo. Guarda, la sanzione è l'ultima cosa di cui si dovrebbe mai discutere, perché la questione o c'è o non c'è. La sanzione è quella e non ci sono. A prescindere dalla bontà, ma non ci sono discussioni su questo. Domani potrebbe cambiare, ma oggi è questo. Sì, sono assolutamente d'accordo. E poi finalmente abbiamo capito una cosa, perché giocavano a fare il gioco delle tre carte. La PEC non è stata mai fatta. No, infatti. Perché fino a qualche giorno prima, ammesso e non concesso che la PEC, per essere una squadra di rango nell'altra parte della classifica bisognerebbe avere anche serietà, dovrebbero essere seri i dirigenti, dovrebbero essere seri gli avvocati e dovevano dire fin dall'inizio che quell'atto non è stato compiuto e non arrampicarsi sugli specchi. Io mi auguro che il Sassuolo, almeno visto che ne ha perse due di occasioni, non perda almeno la terza, che è quella di non fare reclamo, di chiudere questa questione e pensare al campo e guadagnare i punti sul campo, perché ne ha tutte le possibilità. Però per Luigi possiamo dire una cosa, cioè io almeno lo voglio fare, io vorrei lanciare il messaggio che in ogni caso facciamo finta che il Pescara abbia 3 punti in classifica. Dico anche per i giocatori, per l'ambiente, per tutti, no? Il Pescara ha 3 punti in classifica, non ha ancora vinto una partita, quindi anche psicologicamente, allora non guardiamo che ha 6 punti, il Pescara ne ha 3.
Cioè, secondo me è può anche aiutare, più... Può aiutare. Nella mia testa sempre, non, so non dovevano darle quei tre punti. Non dovevano darle quei tre punti. Doveva essere una sorpresa del Dovevano non omologare la partita in attesa di... Alla fine dei tre gradi di giudizio c'è una squadra che li ha e una che non li ha. Perché in questo modo, adesso, ovviamente, noi siamo tutti quanti diventati strenui difensori di un regolamento nel quale, unanimemente, si vedono... di un codice si vedono delle incongruenze e adesso che lo difendiamo e il giorno che una raccomandata dovesse scappare a qualcun altro, io cioè, questo mi chiedo sì, quelli però... che adesso dicono bastonati il Sassuolo, non sì. solo i pescaresi, ci sono quelli che se la giocano col Sassuolo, dice no, il Sassuolo ha violato le norme, deve essere quel punito. Giorno vale, però, se gli vale pure per la raccomandata pure quel allora, giorno vale pure per te, hai creato un precedente che varrà adesso per tutti quelli a cui scapperà una raccomandata e saranno attenti. Io penso che lo cambieranno. C'è un piccolo particolare. Io penso che lo cambieranno. Io penso che lo cambieranno. Tutt'altro che trascurabile, il giudice sportivo ha agito d'ufficio. Sì, sì, sì. Non è che potesse non dare la vittoria a Tramonti. Ma che poteva rimandare dopo il campionato. Io credo che... Comunque abbiamo già pagato il prezzo perché congruenza c'è stata anche per la prova televisiva su, cioè, su Zampano, sì, non c'è sì, mai sì, stata sì. prova televisiva per un fallo di mano, per un gol, un rigore non dato, la prova televisiva è valsa per tante altre questioni, ma mai per un fallo di mano, quindi abbiamo già pagato pegno. E poi si parla di poteri forti. Però la prova televisiva cioè, viene data se invocata, no? Sì. Appunto, no, quando io ho sentito, dicevo, però il gol di Cardi in Pescara Inter al 90esimo si è aggiustato la palla con la mano, che tutti abbiamo visto. Cioè lì se il Pescara avesse invocato la prova televisiva, l'arbitro, il procuratore federale, no, sarebbe, il procuratore federale che decide di sollevare la prova televisiva. Poi se l'arbitro dice non ho visto, però mi pare che anche il Genoa abbia fatto qualcosa in merito, perché Preziosi subito dopo la partita è andato in escandescenza per ha scosso il procuratore federale. Esatto, è chiaro che è stato determinante il polverone sollevato da Preziosi. Ma dico, cioè in Pescara Inter nessuno del Pescara a fine partita ha detto però Icardi si è aggiustato la palla con la mano. Io ho sentito che l'ha detto qualche tifoso in tribuna che se n'è accorto durante la partita, però ufficialmente nessuno della Pescara Calcio l'ha detto. Ah, cioè, Pierluigi, a proposito di Preziosi c'è un dettaglio che non vi sarà sfuggito, è stato sanzionato per una vecchia infrazione e secondo me non è un caso, perché è evidente che poi, almeno credo che la giustizia sportiva si regoli così, ci sono le recidive e quindi alla luce di quei 5.000 euro che ci sono sembrati una sciocchezza rispetto alla portata offensiva nei confronti del sistema calcio da parte di Preziosi, secondo me questa condanna che c'è stata nei suoi confronti è il preludio di un deferimento e di qualcosa di più robusto per quella vicenda, quindi anche su questo apriamo una riflessione, io mi auguro che ci sia, come c'è stata sulla vicenda Sassuolo, linearità, anche su questo invoco la linearità e la trasparenza nel mondo del calcio. Ma tanto quel che comportamento cambia per Preziosi. Di Preziosi, cioè, no, noi, per noi non cambia nulla, Enrico, però è chiaro che quelle frasi che comunque erano offensive nei confronti del Pescara. Preziosi lo conosciamo, quindi ha avuto sanzioni peggiori, sta ancora lì. Allora, chi rubereste alle altre squadre per completare o migliorare la squadra? Sergio, velocemente. Bah, mi verrebbe a dire nessuno, però visto che viene sabato la Sampdoria, un giocatore di esperienza che può fare il suo là davanti, non lo so, un Fabio Quagliarella. Quagliarella, caratteristiche. Un altro messaggio. Chiedo ad Enrico, ma qual è il gioco di Oddo? Perché ad oggi non l'abbiamo ben capito. Enrico, questa è una provocazione grave. Beh, si può spiegare, Enrico. Ma io non la capisco questa domanda. Cioè, qual è il gioco di Oddo? Sembrerebbe che è un tipo di calcio... che non piace, invece il calcio di Oddo è il caos organizzato. Il calcio di Oddo è il caos organizzato che cioè ha messo, organizzato di riferimento che anche, ha messo anche in difficoltà anche tecnici più preparati. Oddo è studiato da tutti gli allenatori della Serie A proprio perché ha portato idee innovative. Nessuna squadra gioca come il Pescara, quindi questo caos organizzato soprattutto in fase offensiva crea delle problematiche a tutti gli allenatori e credo che sia un gran bel calcio quello di Massimo Oddo. Cioè non ci sono punti di riferimento? Sì. No, lo potremmo riassumere in tre concetti: possesso palla, palleggio, movimento dei giocatori, perché quello è fondamentale nel gioco di Oddo perché non dà punti di riferimento agli avversari,
e repentine verticalizzazioni alle spalle dei difensori. Se volessimo essere questo un po' il concetto presuntuosi, un mix Zeman-Guardiola rivisti in salsa Brodetto. Bella questa, bella, bella. Mi piace un altro messaggio, un altro messaggio. Campagnaro giocherà nella prossima partita? Sì. Probabilmente sì, rispondo io, così andiamo velocissimi. La prossima. Buonasera a tutti, un saluto particolare all'amico Luigi, al quale auguro di riprendere il posto di primo cittadino, soprattutto alla luce delle belle figure fatte dalla nostra città a livello nazionale ultimamente. Meno male che c'è il Pescara. A Profeta chiedo, ma visto che si dice sempre che le difficoltà ci sono perché la squadra è giovane e inesperta, ce la faremo a diventare più esperti e cinici prima che sia troppo tardi? Gianni da Montesilvano. Ma io dico, rispondo semplicemente che l'esperienza si acquisisce sul campo, cioè tu sbagli e impari. È chiaro che devi sbagliare, perché è giusto che tu sbagli, perché questa è una squadra che ha giocato, non ha giocato quasi mai in Serie A, cioè pochi sono gli elementi, non so, Campagnaro, e poi non mi vengono in mente altri giocatori, Bizzarri, tutti gli altri sono neofiti di questa categoria, quindi devono sbagliare, però l'importante è che capiscano gli errori. Secondo me sono molto veloci di cervello i giocatori di cui dispone Oddo in questo organico, e soprattutto c'è un manico importante come Massimo Oddo, che sa organizzare il gioco della squadra. È chiaro che non possiamo avere tutto e subito, non ci dimentichiamo che l'obiettivo principale di questa società e di questa squadra è la salvezza, cioè se poi si pensa all'Europa League, come abbiamo sentito tutti dopo le prime partite entusiasmanti contro l'Inter e il Napoli, allora sbagliamo obiettivo. Questa è una squadra che deve, come ha detto lo stesso Rico, come credo che siamo d'accordo tutti, che deve cercare di centrare la salvezza con molta fatica, perché sarà faticoso, però non sarà come 4 anni fa, che tu praticamente hai alzato bandiera bianca dopo neanche 5-6 mesi dall'inizio del campionato. Io penso che questa squadra lotterà sino alla fine, questo è poco ma sicuro. Un altro messaggio. Scusate ora tutti a dire che c'è tempo, che la vittoria arriverà, ma poi a marzo, quando saremo penultimi, no, che no, direte? Io non lo dico. Io l'avevo detto, ma non è meglio agire e prendere un giocatore in C che ha fame voglia meglio che non averlo? Beh, insomma, non siamo d'accordo su questo. No, perché già ne abbiamo tanti, quasi tutti, che hanno giocato al massimo solo in B, e quindi cioè, uno che ha giocato in C, anche se per quanto forte possa essere, cioè, secondo me non risolve il problema. O ne prendi uno buono, se no... Cioè, lì il problema è l'anno scorso, tanto per sintetizzare, l'anno scorso avevamo Cocco e La Padula, no? Tutti pensavano che Cocco era diciamo l'uomo di punta e La Padula poteva essere la sorpresa. È successo quello che è successo. Quest'anno abbiamo due potenziali La Padula, Manai e Baybeck. E non abbiamo il Cocco, cioè non abbiamo la certezza di partenza. Quello da mettere là nelle prime 5, 6 settimane per vedere come funziona. L'anno scorso Cocco nelle prime 5, 6 settimane, per usare le parole di Oddo, ci ha fatto vedere che il Pescara giocava bene. Poi invece abbiamo visto che togliendo Cocco e mettendo La Padula a fare quel lavoro, il Pescara giocava meglio e segnava di più. Ecco, quest'anno secondo me ci è mancata questa chance, ma questa chance non la recuperi se vai a pizzicare un disoccupato in Lega Pro adesso. O lo facevi prima, se no ci mettiamo l'anima in pace e aspettiamo gennaio. No, ma ce l'avevi, tra l'altro l'hai dato in prestito, parlo di Nicastro che... Sì, ma era il terzo La Padula, quindi, era però, la terza appunto scommessa. Dico, quindi non si serviva quello. Però scusate, io ho sentito parlare di Nicastro, tra l'altro un ottimo giocatore, non voglio dire il contrario, assolutamente no. Ma Nicastro è un esterno. Sì, sì, sì. Cioè parliamo di un esterno, non parliamo però di però a volte gioca centrale. Anche da centroavanti. Si adatta a fare il centrale, ma lui è un esterno. A parte che c'è sempre Pettinari che può essere un'alternativa, esatto. No? Però il mio pallino l'abbiamo visto all'opera. Il pallino di Walter, sta aspettando. Cioè, sono tre settimane che dico perché Pettinari non gioca. Torniamo un po' indietro. Oddo abbiamo detto che fa giocare la squadra molto bene, la squadra gioca in modo veloce, in modo aggressivo, quindi sa giocare e venire avanti con palla al piede. E un'altra persona che faceva giocare, un altro allenatore faceva giocare bene la squadra è stato Zeman. Zeman in settimana è venuto in Abruzzo, vediamo l'intervista.
Io penso che ho tanti amici qua, nel senso che io mi sono trovato bene, penso che anche la gente ha apprezzato quello che abbiamo fatto quell'anno e quindi non credo che c'ho molti nemici qua. Il rapporto ce l'ho per quell'anno che sono stato qua e il rapporto era perfetto, molto bene, tutto. Era una bella giornata anche se poi i pianti erano purtroppo per Franco Mancini, che abbiamo perso durante l'anno, però era importante, ripeto, per me, per i ragazzi, per la città. Doppio poi giro con Pullman, che era sicuramente una cosa bellissima. Normale che lo seguono, poi su Oddo io lo conosco più da giocatore che da allenatore, un ragazzo che ha fatto bene l'anno scorso, ha portato la squadra in Serie A, è normale che bisogna abituarsi a Serie A e penso che c'è ancora tempo per poter far vedere che Pescara può rimanere in Serie A e può giocarsela con tutti. Beh, ha risposto un po' Zeman a diverse domande fatte. Due filosofie diverse. Cioè, il tratto distintivo, Zeman non amava far palleggiare la sua squadra, Oddo sì invece. Allora, questo pubblicità e poi torniamo di nuovo in diretta. 21 e 39 minuti, di nuovo in diretta. Allora abbiamo ascoltato Zeman, mi dicono che stanno arrivando tanti messaggi, vediamone qualche altro allora se la regia mi manda in onda, alcuni molto simpatici. Che fine ha fatto Cassano? Ci sarà in campo la prossima? E questo dovremmo chiederlo poi quando ci collegheremo con il collega da Genova. È fuori rosa, a meno che non ci sia stata qualche altra notizia nelle ultime ore. Splendida trasmissione, geniale l'idea di riunire giornalisti sportivi di così alto livello. Vasile sei un grande, sindaco Valbuone Mascia, torna presto da noi. Grazie per i complimenti, ma vediamo altre. Gli attaccanti sono stati chiamati, ma Oddo ha detto no per motivi di spogliatoio. Diamo fiducia all'allenatore. Anche questa non è una domanda. Buonasera a tutti. La mia domanda è in particolare per Luigi Valbuone Mascia. È stato conveniente vendere il giocatore Torreira? Edoardo da Pescara. No, intanto devo salutare questo giocatore in erba, si chiama Edoardo D'Andrea, un ragazzino del Pescara, 10 anni li ha compiuti questa settimana e quindi gli facciamo gli auguri. Edoardo, Torreira è stato un affare per il Pescara, tra l'altro in un momento in cui il Pescara, se non ricordo male, aveva necessità di realizzare, si sa che le squadre di calcio hanno degli adempimenti precisi da rispettare, altrimenti sono anche punti di penalizzazione. Certo che Torreira oggi è un giocatore di punta della Sampdoria, sta andando benissimo, però lui ha dato un contributo fondamentale anche alla vittoria del Pescara lo scorso anno e quindi ne sentiremo parlare di questo ragazzo che oltretutto tutti dicono che oltre ad essere un ottimo giocatore è anche un ottimo ragazzo e quindi è un augurio anche ad Edoardo di diventare un grande giocatore come Torreira. Il prossimo. E poi c'è anche da dire che il Pescara ha il 20% sull'eventuale cessione della Sampdoria ad un altro club e Torreira è il primo nome nella lista di Enrico Massara per il prossimo mercato della Roma. È già valutato sui 9 milioni. Un Enrico Massara che conosciamo tutti e che si farà valere anche come direttore. Cioè 2 milioni più l'intero cartellino di Fornasera più il 20% in caso di futura rivendita, insomma per un ragazzo che aveva fatto 5 presenze in Serie B, non è male, cioè, pare che sia una cessione che è avvenuta tra l'altro a metà campionato di Serie B quando non è che tu fossi certo di andare poi in Serie A, quindi comunque. Allora, buonasera a tutti, secondo me i giocatori di Serie B c'erano, Ceravolo, Pektovic ed altri, meglio di Pettinari, comprato solo per favore di Ghiomber. Quindi bisogna riconoscere ancora una volta di essere stati arroganti e ingenui. Rispettiamo le opinioni di tutti. Se ci salviamo senza Patemi, benissimo, ma mettiamo in preventivo che potremo salvarci per un solo punto di differenza con la terz'ultima, addirittura l'ultima che sarebbe a Firenze. Ciao e sempre. Per sempre in ogni categoria forza Pescara. Intanto l'importante è salvarci. Buonasera a tutti, ci vuole Osvaldo come attaccante, esperienza in Serie A, ha stile nel fare gol. Grazie su Osvaldo. Si è dato alla musica, mi pare di aver letto. Ma tra l'altro, cioè, proprio a prescindere da questo, io anche la scorsa estate non ero d'accordo che
che venisse Osvaldo al Pescara, ma è un mio parere personale, cioè ha stile nel fare gol, ma secondo me ultimamente ha stile nelle vacanze e in altre cose. No, vabbè, è ingestibile, che come giocatore non si discute. Io vediamo Osvaldo. Il prossimo messaggio. Buonasera a tutti e complimenti a chi è riuscito a mettere insieme in studio i più autorevoli nomi del mondo calcistico locale. Detto questo, dico la mia: al di là di attaccante, non attaccante, difesa eccetera, il problema del Pescara è la velocità nell'aggredire la profondità. Si perdono in passaggio a ripetizione, bellissimi a vedersi, ma quando il Pescara arriva in area la difesa avversaria è già schierata e con i nostri pseudo attaccanti possiamo ben poco. Se riusciremo a unire bel gioco e velocità siamo a cavallo. Forza Pescara, Domenico. Ma questo è un discorso interessante, perché nelle ultime partite, Torino per esempio, quando abbiamo giocato in duplice superiorità numerica, l'ultima col Chievo, le squadre adesso si chiudono, ha ragione Domenico, credo che si chiami, sì. Quindi hanno imparato a conoscerti, ti studiano e studiano anche però, le giuste contrarie. Lì più che il problema, a mio parere, più che il problema della velocità, viene fuori la scarsa attitudine ad allargare, ad aprirsi per cercare di creare spazi, ed è purtroppo poi pur vero che se anche fai un buon lavoro sulle fasce non hai grandi colpitori di quello testa, per cui cioè non hai forza poi penetrativa, devi comunque andarla a portare la palla in aria, non hai forza penetrativa, quello ma in questo il problema senso, si è evidenziato di più quando le squadre sono rimaste in nove, perché si sono chiuse di più, e quindi tu hai avuto meno spazi paradossalmente, e non avendo questa, ecco, questa è una lacuna che indubbiamente in certi momenti pesa, il fatto di non avere un'alternativa nella finalizzazione. C'è un piano B, se hai il famoso piano B, l'alternativa dell'uomo di peso, dicevi tu addirittura il piano C, o anche il piano C, cioè per servire in modo diverso. Altre squadre con il Pescara si affidano ai cross dai 30 metri, dai 35, cioè non vanno neanche sul fondo perché hanno uomini, l'ha fatto perfino l'Inter, ci ha segnato. Sì. Perché? Perché hanno trovato quel punto debole a noi sui fianchi, nella linea mediana, e un po' a caso, un po' cercando, l'hanno sfruttato. Il Pescara in questo momento da quella parte riesce a lavorare meno, anche perché poi non ha grandi soluzioni finali. Ecco, per esempio l'anno scorso, no? Mi viene in mente questo discorso interessante, Walter, perché si diceva anche l'anno scorso, un momento del campionato, soprattutto quando il Pescara ha inanellato quella serie di sconfitte consecutive, credo 5, c'era, si parlava del gap con gli avversari sul piano della fisicità, però il Pescara lo scorso anno in B riusciva a supplire, diciamo, no? Non gliela fai toccare, a supplire a questo difetto, chiamiamolo così, strutturale, con la qualità del gioco e soprattutto col talento dei singoli e il gioco stesso. Quest'anno però la forza degli avversari è diversa, è indubbiamente diversa e oggettivamente più difficile per una squadra come il Pescara, che ha tanti giovani, come diceva Sergio, tanti esordienti. Se andiamo a vedere rispetto all'11 dello scorso anno, sono soltanto un paio di novità, ci sono una o due novità, quindi quelle, è chiaro che bisognerà soffrire, cioè torniamo sempre a bomba nel discorso iniziale originario, bisognerà soffrire per centrare la salvezza. Io dico anche che una squadra che deve salvarsi potrebbe avere anche qualche schema su calcio d'angolo, dove per esempio addirittura noi con il Chievo abbiamo battuto 11 calci d'angolo e abbiamo rischiato sui calci d'angolo. Certo. E non è possibile che una squadra, pur non avendo magari dei lungagnoni lì davanti, non possa avere uno schema, oppure uno specialista su calci di punizione. Mi auguro che Aquilani o qualcuno, queste sono le cose con cui le squadre che devono salvarsi riescono a fare punti preziosi anche negli scontri diretti che ci saranno con le altre squadre che saranno pericolanti. Su questo secondo me Oddo deve lavorare, perché non si può giocare soltanto, come diceva lo spettatore, con quel tourbillon e con l'effetto sorpresa che mano a mano durante le giornate scemerà, perché non ci sarà più l'effetto sorpresa di questo Pescara. Intanto stanno scorrendo i messaggi, molti sono i temi sono tanti, ma noi ringraziamo tutti, ma non potremo neanche visualizzare tutti i messaggi che stanno arrivando. Tra l'altro adesso vorrei collegarmi con Genova, perché iniziamo a parlare in concreto di questa partita, con il collega Maurizio Micheli. Buonasera Maurizio.
Buonasera da Genova ai telespettatori di A Tutto Campo. La Sampdoria si prepara alla trasferta di Pescara in un clima anche meteorologicamente piuttosto complesso, con l'allerta gialla sulla città, e domani si trasformerà addirittura in allerta rossa proprio durante la rifinitura della squadra di Marco Giampaolo, che dopo partirà alla volta dell'Abruzzo per questa partita molto delicata. I blucerchiati infatti sono reduci da 5 partite in cui hanno raccolto soltanto un punto al 95esimo contro il Palermo, ma nonostante questa situazione di difficoltà che rende la partita di Pescara un autentico spareggio in chiave salvezza, il portiere della Sampdoria Emiliano Viviano si dice ottimista sul futuro. Ne ha parlato proprio a Telenord in questo contributo che vi proponiamo. Ovvio che ci sono delle cose da migliorare, non da cambiare, perché se, come ti ho detto, se andate a leggere i dati delle partite, la superiorità nostra è stata quasi sempre netta, e una superiorità netta non può portare, per esempio, che ne so, a finire il primo tempo di Bologna sotto 1-0 o il primo tempo di Palermo 0-0, perché se una squadra ha superiorità la deve poi tradurre in gol. Io ho trovato un allenatore fenomenale, bravissimo, un lavoratore, uno scienziato, avanti tantissimo nel calcio. È ovvio che poi il calcio lo fanno i giocatori, e quindi dovremmo essere bravi noi a portare al 100% le sue idee in campo. Giampaolo deve fare i conti con un po' di emergenza a centrocampo, dove Barreto non è nelle migliori condizioni. Valuterà all'ultimo momento se recuperarlo, ma le possibilità sono davvero poche. Per quanto riguarda la formazione, la Sampdoria dovrebbe schierarsi con Viviano tra i pali, Sala, Silvestre, Skriniar e Regini in difesa. L'ex Torreira davanti alla difesa ha avuto parole dolci per Pescara. Devo tutto alla società abruzzese, ha detto il calciatore, e Oddo mi ricorda tanto Giampaolo. Se, come sembra, Barreto non ce la farà, al suo posto dovrebbe giocare Pratt con Linetti mezzala sinistra. Il tridente formato da Alvarez, considerato intoccabile da Giampaolo malgrado le ultime opache prestazioni, a sostegno di Quagliarella e probabilmente Budimir, poiché Muriel è arrivato dalla Colombia soltanto nel tardo pomeriggio e dunque deve ancora smaltire le fatiche del viaggio. Potrebbe subentrare a partita in corso. È tutto, la linea può tornare allo studio centrale. A Maurizio, allora, dall'altra parte c'è Marco Giampaolo, Sergio. C'è Marco Giampaolo, io... E non solo. Sì, io ho visto un paio di partite per intero della Sampdoria finora, in queste giornate di campionato, e alcuni spezzoni. Ho maturato la convinzione che la Sampdoria è un'altra squadra che gioca bene al calcio, anche se aveva, se non ricordo male, era reduce da 4 sconfitte di fila prima del pareggio casalingo col Palermo, ma proprio la partita col Palermo, io sinceramente per un'oretta ho visto una Sampdoria che sembrava di avere giocare una squadra alla PlayStation, quando giochi alla PlayStation. E poi vedi com'è il calcio di Serie A, e poi ha preso in contropiede il gol dal Palermo, nell'unica occasione avuta dal Palermo, e ha rischiato la sconfitta casalinga. Se non avesse pareggiato al quarto di recupero, tra l'altro con un tiraccio da 30 metri, è così che ha pareggiato la partita, quindi non facendo gioco. Però la Sampdoria per tutta la partita ha fatto gioco, ma anche in altre gare. Cioè, a me sembra che il punto massimo di questa squadra sia proprio Marco Giampaolo, quindi è una sfida tra due squadre, diciamo, che da un certo, come mentalità si somigliano un po', come lavoro dei propri allenatori, anche se giocano in modo un po' diverso. E quindi io intanto non credo, per questo per dire che non credo a una Sampdoria in crisi, a una Sampdoria che ha delle difficoltà, perché ci sono stati solo degli episodi contingenti in alcune partite che ha perso in modo veramente scriteriato, anche per sfortuna. Quindi intanto questo, non penso che sia una squadra di messa, però se il centrocampo fosse veramente quello che ha detto il collega da Genova, io, prescindere da Torreira, dormirei sonni un po' tranquilli per quanto riguarda il Pescara, perché non mi sembra un grandioso centrocampo che chissà che filtro fa. Gli altri colleghi sono d'accordo, Enrico? Io credo che questa partita sia decisiva per Marco Giampaolo. Se dovesse perdere a Pescara, bravo, penso che sì, verrà esonerato nella cosa. Dispiacerebbe molto, perché Marco Giampaolo lo ritengo uno dei migliori allenatori nel panorama calcistico nazionale, però conoscendo Ferrero e visti i risultati, la situazione
sarebbe negativa per Giampaolo. È una squadra comunque che gioca un calcio propositivo, c'è Quagliarella, bestia nera del Pescara, e vediamo che tipo di atteggiamento avrà la Sampdoria, ma dipenderà anche dall'intensità del gioco del Pescara, perché è sempre l'11 di Oddo che, se entra in campo con la giusta mentalità, con l'intensità, riesce a creare problemi a tutti e sicuramente anche alla Sampdoria. Sarà una partita molto molto tattica, una partita a scacchi tra due allenatori che non hanno mai speculato sul risultato, e quindi sarà una partita, ripeto, molto tattica. Ma tornando un po' al discorso che facevamo all'inizio, questa è una partita da vincere senza rischiare, insomma, questo mi pare logico ed evidente. Insomma, questa è una squadra, il Pescara, che deve... Il pareggio sarebbe un risultato negativo, secondo te? No, assolutamente, perché ho detto devi cercare di vincere ma senza rischiare, quindi insomma, se pareggi va bene, perché comunque muovi la classifica. È chiaro che dopo aver perso in casa con il Chievo, tu ti aspetti, no, anche per rimettere a posto le cose, una vittoria, no, perché sarebbe la seconda davanti al pubblico amico. Però è un avversario molto difficile da affrontare. La Sampdoria gioca bene, gioca molto bene. Potrebbe essere una partita da scacchi, come diceva Enrico, perché sai, poi c'è anche la logica del risultato che potrebbe prevalere in una partita del genere. E quindi due squadre molto attente, secondo me, si affronteranno. Io vedevo prima nella grafica Pratt a centrocampo. Così, sì, infatti, ecco, possibile alternativa a Barreto. No, dico, quell'11 mi pare strano, quell'11, perché sarebbe davvero molto, sì, sbilanciato, perché Pratt è un... Ma perciò che io ho detto, Massimo, se il centrocampo sarà, esatto, quello, dobbiamo stare tranquilli. Nella mia formazione, elemento molto offensivo, nella mia formazione c'è attaccare. Barreto, non Pratt, però loro dicono che Barreto non recupera. Mi dicono Cigarini che potrebbe... Allora potrebbe essere un centrocampo. E allora sono d'accordo. E poi, insomma, Giampaolo ha sempre giocato col trequartista, è chiaro che se dovesse optare per Budimir in luogo di Muriel, allora sì, potrebbe anche giocare con i tre schierati in questo modo, così come li vediamo, perché Alvarez sì è un trequartista, ma può giocare anche, partire da destra, perché è un mancino ed è molto pericoloso, soprattutto con sui tiri da lunga distanza. Sì, ma pure là si creano dei problemi. Io credo che... Però attenzione, Giampaolo, perché la difesa è con la Brodo, la difesa, sì, della Sampdoria, allora, c'è Skriniar che in questo momento è una miniera un po' per tutta la squadra. Giampaolo ha ereditato una difesa, si è ritrovata, adesso non so, sì, parte ereditata e parte cercata. Una difesa che al momento direi che esalta quella, sì, del Pescara come, diciamo, mestiere ed esperienza ed efficienza. Il centrocampo, con tutti gli elogi che si è preso Torreira, mi sembra uno dei peggio assortiti. Beh, di Serie A, prima, come dicevi tu, e soprattutto lì davanti. Se hai un attaccante che va a destra, un attaccante che va con l'esterna, il Budimir che aspetta i cross sta fresco fino a Natale, e viceversa, se Budimir gioca insieme a Quagliarella, sono due che amano essere i terminali ultimi, c'è qualche problema di metterli insieme. Io credo che il lavoro di Giampaolo sia ancora lontano dall'essere concluso, per cui a Pescara rischierà molto, ma la società, se è cosciente di tutto ciò, gli dovrebbe concedere almeno altre 2-3 settimane, se non un mese. Allora un secondo, perché abbiamo la pubblicità, poi torneremo sul discorso. 22 in punto, riprendiamo la nostra trasmissione in diretta da studio. Allora, non ricordo il numero perché stanno arrivando tantissimi messaggi, però vi prego, non mandate sms e non telefonate, solamente messaggi tramite WhatsApp. Allora, vediamo a qualche altro messaggio, perché non li possiamo vedere tutti, prego la regia di mandarli in onda in sequenza, cercheremo di essere velocissimi nel rispondere ove ci sarà da rispondere. Forse sabato Oddo cambierà impostazione della squadra e con Aquilani, Cristante e Baebek vedremo quante ulteriori possibilità avremo per restare in A. Un saluto ai giornalisti presenti, un vero piacere. A proposito, per rispondere a questa domanda, vediamo quella che potrebbe essere la formazione, questa volta è difficile
indovinarla, del Pescara. Ecco, mentre la regia ci fa vedere quella che potrebbe essere la formazione, chiedo a Walter di rispondere a questa domanda. Cioè, mica è tanto difficile questa indovinare. Formazione che ho fatto io, chiariamo bene le cose. Quindi si cambia questa, quindi ti assumi la responsabilità. Questa l'ho fatta io. Quindi Walter torni al 4-3-1-2 di 4-3-1-2 diverse partite dell'anno scorso. Che io vedo bene, io vedo bene accorciati in un 4-4-2 all'occorrenza, dove magari in mezzo non c'è molta fisicità, ma ci dovrebbe stare un po' di mix di mestiere, di sapienza e di piedi. E lì c'è Benali, ci può stare Memuscià. Io Benali ultimamente l'ho visto stanco, in nazionale ha saltato una partita, mi dicono, per dei problemi muscolari, per cui siccome è l'unico che le ha fatte tutte in questo mese, ho detto se uno deve riposare magari riposa lui. Ci potrebbe stare benissimo Memuscià, come ci potrebbe stare benissimo Cristante, però questo è coerente con il discorso che facevo prima. Il Pescara deve trovare il modo di arrivare più facilmente, più non rapidamente, ma più efficacemente in area, e questo lo può fare, secondo me, se ritrova un modo di sfruttare le caratteristiche dei suoi uomini. Se Caprari deve andare a prendere la palla a 50 metri dalla porta, Caprari non lo sfruttiamo più. Se abbiamo appurato che Benali, messo in certe condizioni, ha perfino più gamba di qualche centrocampista, messe in altri ti fa quattro guizzi in una partita che ti entusiasmano, però poi dopo un po' si perde. Allora io, per far integrare queste cose, penso, io ho la presunzione di dire che Oddo sta pensando a qualche correttivo, che poi non significa stravolgere o rinnegare. Io lo dico abbastanza spesso, Allegri, la Juve, c'ha almeno tre moduli e in ogni partita ne usa almeno due. La stessa cosa la fa Spalletti, cioè questo ha giocato con Florenzi al posto di Totti, no? Che prima della partita, immagini quando erano pronti per dire bestemmia, poi ha vinto e Spalletti è un mago. Qualcosa di simile lo fa perfino... come si dice, l'infallibile Mourinho, per non dire di Conte e di altri, e mi limito agli italiani. De Boer, il nuovo dell'Inter, in pratica l'Inter la cambia a ogni rinvio, ogni partita, sì. No? Quindi voglio dire, non fissiamoci su quest'idea che identità di squadra vuol dire quel modulo e quel modulo vogliono dire quegli uomini. Per me la sfida nuova di Oddo è, come si diceva una volta in politica, rinnovamento nella continuità, o continuità nel rinnovamento, cioè mantenere il filo conduttore del gioco cercando qualche correttivo per aiutare la squadra a rischiare un po' di meno, ma soprattutto a trovare di più la porta, perché in Serie A ci si salva con gli attacchi, con i gol fatti. Ecco, infatti c'è lo scudetto, lo vinci con le difese. La salvezza in Serie A si ottiene con l'attacco, te ne freghi di pigliarne tre o quattro dalla Juve e dal Milan o dall'Inter, l'importante è che ne fai uno o due al Palermo, al Cagliari, al Crotone, all'Udinese. Infatti Walter, c'è un telespettatore da Gorizia che salutiamo, che a Pescara ci sta seguendo, eccolo qui. Che dice che la differenza la fanno i gol, con la regola dei tre punti, in caso di molti pareggi si retrocede, grazie sempre a Forza Pescara, siamo non d'accordo. Non è parente. Vediamo qualche altro messaggio. Buonasera, faccio notare che veniamo comunque dalla la partita. Formazione non sarà quella, perché no, fatta infatti, Valle. Però non è Valle. No, anche perché... No. No, c'è da dire anche che Berre accusa un problema alla pianta del piede. Chi gioca Memuscià al posto di Berre? E poi no, posso rivederla un attimo la formazione? No, così sì. Diciamo la nostra... Facciamo, non è male, ma giusto però. Per... Mettiamo allora un 4-3-2-1. Aquilani e Baebek giocheranno tutte e due? Ma noi lo diciamo... Anche perché non è che ce ne siano altri, viste le indisponibilità di alcuni e le non perfette. Allora, chiediamo la formazione di Nerone. Eccola là. No, io non... No, assolutamente, perché poi tra l'altro non ci prendiamo mai, quindi quello è il discorso, questo è poco da sicuro. Vediamo alla fine chi ci ha preso. Sì, allora gioca Memuscei. Intanto Memuscei...
quindi ti sei però hai imparato ormai da questa sera. No, intanto abbiamo detto che Crescenzi è fuori perché è un problema al tallone. Vabbè, perché vediamo Vitturini e terzino destro, anche se io ho qualche anche dubbio se, perché Fornasera potrebbe giocare terzino destra e Coda affiancare magari Campagnaro. Io mi auguro che Vitturini possa esordire, anche perché lo merita, insomma, sta facendo molto bene, è stato convocato anche da Gigi Di Biagio nell'Under 21. Secondo me giocherà Brugman nella posizione a lui più congeniale, che è quella di metodista, quindi non cambia nulla lì. Massimo Oddo, gli interni saranno uno tra Memusciai e Cristante, l'altro sarà Aquilani. Quindi secondo me Aquilani giocherà nella posizione mezzala con Brugman metodista e poi davanti Caprari e Benalì alle spalle di Bayek. Adesso facciamo fare la formazione anche da Sergio. Sono d'accordo con Massimo perché Vitturini al 99% merita di giocare. E Verre non giocherà perché non è in perfette condizioni fisiche, quindi Caprari e Benalì dietro a Bayek con Aquilani, Cristante, Brugman e Memusciai? Memusciai, dai. Però a me piaceva di più Memusciai, ormai sono anni Memusciai, non Memusciai. No, Brugman metodista oppure... Cioè, metodista, Brugman metodista, sì. Una posizione metodista. Ma guarda, io devo dire, a Walter Nerone gliela appoggio sulla... sulla formazione, no, nel senso calcistico del termine, ovviamente. Perché a me il 4-3-1-2, sinceramente, gusto del tutto personale, piace un po' di più del 4-3-2-1 a me. No, anche perché col 4-3-1-2 puoi davvero giocare più in profondità, far dialogare gli attaccanti e poi farlo diventare all'occorrenza, come tu mi insegni, anche un 4-4-2, tranquillo, un po' atipico. Un 4-4-1-1. Anche. Sui giocatori sono più d'accordo con Massimo sugli interpreti da inserire in questo schema. Io metterei praticamente uno al posto dell'altro Aquilani e Brugman nel tuo 4-3-1-2, perché comunque Aquilani in passato, anche se adesso ha 32 anni ma non è che ne abbia 50, ha giocato anche da trequartista, lo ha fatto in diverse situazioni e in diverse squadre. Quindi Brugman un po' da metodista, Aquilani un po' più. Però diciamo, perché poi storicamente Aquilani nasce come mezzala. Poi è stato fatto giocare da metodista, soprattutto nella Fiorentina, nella sua penultima esperienza italiana, perché poi è tornato dopo... Montella, se non sbaglio. Sì, è stato nella Fiorentina e ha giocato da centrocampista davanti alla difesa. Come trequartista io sinceramente non lo ricordo, però ha giocato anche molte volte nell'1-2 del 4-3-1-2. Sì, ha fatto anche quello un po' di meno fra Liverpool, come si chiama, alla Juventus forse qualche volta. Ma secondo me il problema lì di Aquilani con gli altri a centrocampo a secondo del ruolo è il diverso ritmo. Ha un modo di giocare che secondo me, se lui fa il metodista, condiziona molto di meno se c'è un trequartista, piuttosto che se si gioca con il solito modulo, no? Perché il solito modulo, l'albero di Natale, il 4-3-2-1 di Oddo, con questi uomini, con queste caratteristiche, se non vai a centro, allora in area non ci entri, in area avversaria non ci entri. Invece se hai un trequartista, è a quel punto che tu all'azione dai i tempi finali, quindi i tempi di penetrazione giusta, degli inserimenti. E quindi spostando Brugman là davanti, il diverso passo un pochettino più meditato di Aquilani secondo me verrebbe assorbito meglio. Io però ho fatto il dopo scuola, non ho fatto Coverciano. Invece chiediamo a Luigi, perché qualcuno ha scritto, perché non si allena più. Mi alleno, credo si riferisca al fatto che corro. Io, no, corro regolarmente, ho ripreso. Ma non lo convocheremo. Evidentemente non mi convoca Oddo. Sarà l'attaccante, il nuovo attaccante per il Pescara, Luigi. Ma uno lungo, alto così, secondo me non fa il caso. Ma tu facevi il portiere del Pescara? No, facevo l'attaccante. Faceva il sindaco. Come sindaco Sanzolini, quando fai il sindaco fai tutto, fai innanzitutto il portiere, perché se non sai parare il sindaco non lo puoi fare. Innanzitutto il bersaglio ti rassegno, soprattutto quello. Bene, allora altri messaggi vediamo, perché
so che sono tantissimi. Buonasera, non credete che la prima giornata di campionato prima della fine del calciomercato abbia un po' deviato ipotetici altri acquisti tipo una punta e un centrale? Sì. Una risposta velocissima. Sì, sì, sì. Ha pesato, dice... quella bella prestazione ha pesato. Altro... Io credo di no, invece. Allora, sentiamo prima l'opinione contraria e poi andiamo sull'altro messaggio. Credo di no, perché era già fatta la squadra, quindi c'era È stata aggiunta Aquilani dopo, no? Aggiunta Aquilani. Però qui si parla di difensore di attaccante, quindi non credo che il Pescara voleva o puntava su un altro attaccante, su un altro difensore. Quindi... sono arrivati Aquilani e Pepe dopo quella cosa lì. Sì, Pepe è arrivato prima della partita, ma sì, che non... parliamo di difensore e attaccante, poi il contorno... credo che era stata già fatta la lista dei cinque centrali, gli attaccanti erano Manai e Baybeck. Altri due messaggi e poi andiamo in pubblicità. A proposito, si è infortunato anche Muric, lesione al bicipite femorale della coscia. Un po' di sfortuna, tornando a casa. Questa allora, è una battutaccia però. Che splendidi ospiti questa sera, saluto tutti, in particolar modo un abbraccio a Luigi, e con la consapevolezza che non poteva essere una trasmissione con i fiocchi se con voi non c'era il grande Enrico Rocchi. PS, grazie. Luigi, riprenditi la tua poltrona in comune, io, Loris Mogino. Io e Massimo prendiamo atto. Un altro messaggio. Mogino usa sempre questa rima. No, Loris fa sempre rime baciate. Non per sottovalutare gli altri. Buonasera a tutti, vorrei porre una domanda a Luigi che non vedo più. Questa l'abbiamo già, abbiamo già sentito la sua risposta. In esperienza ok, ma in tutto ci vuole la fortuna. Inter Bologna, ricordate il gol del Bologna, Cagliari Samp, la vittoria del Cagliari, Atalanta Palermo 90, vittoria Empoli col Crotone, e il Pescara con Inter non baciata dalla fortuna, col Napoli, col Torino potevano giocare altri tre giorni, la palla non entrava e a Roma se andiamo in vantaggio col rigore è tutto da vedere, il calcio è fatto anche di fortuna, episodi, e al Pescara finora ha detto male, è stato un po' sfortunato. Posso dire una cosa al signore? Fortuna non è nella lista dei 25. Allora, quindi, pubblicità, poi torniamo di nuovo per concludere. Quindi la bisogna poi inviare la PEC in tempo utile. Minuti, allora per l'ultima parte della trasmissione qualche altro messaggio e poi faremo un giro finale per concludere la trasmissione. Se possiamo... Buonasera a tutti, ma non vi sembra che ci sono un po' troppi infortuni e troppo spesso in questa società? Forse giocatori presi con residui di infortuni precedenti? Grazie Francesco. Ma non credo che ci sia gli infortuni, purtroppo non sempre... sono normali nel calcio. Buonasera a tutti voi, il Pescara dalla sua uno dei giochi migliori della Serie A che innervosiscono gli avversari, vedi doppie espulsioni con Torino e Genoa e altri per poco, ma manca la mentalità di difendersi quando occorre, vedi con il Chievo dove abbiamo subito due reti che si possono subire solo in partite amichevoli, cioè senza contrastare gli avversari, importante però, forza Pescara. Claudio, grazie anche a Claudio. Palla tua al centrocampo due volte, quindi sono gli avversari che hanno contrastato te felicemente. Con Benali in campo e giochiamo uno in meno. Questo era generoso e tra questo non è vero. Proprio. Noi rispettiamo le opinioni di tutti, però ci sembra un po' esagerato. Buonasera, ritenete Vitturini pronto al debutto? Quale delle sue qualità potrebbe aiutarlo nella realtà della massima serie? Grazie, Massimo. Velocemente, 20 secondi per rispondere. Certo che è pronto al debutto. Lo scorso anno... Quali qualità potrebbero aiutare Vitturini? Quali qualità? Intanto lui è un ragazzo che secondo me ha una concentrazione pazzesca quando entra sul terreno di gioco. Perché magari, ecco, se tu lo vedi anche in allenamento, non sembra quel giocatore che invece è poi quando viene chiamato in causa. Lo scorso anno ha fatto delle partite perfette, ha annullato giocatori importantissimi in Serie B, cannonieri, prolifici. Quindi un giocatore sul quale io metto la mano sul fuoco, sotto tutti i punti di vista. Altri messaggi, un altro paio e poi chiudiamo. Ridateci Sansovini. Esagerato.
Però io resto sempre dell'idea che a Sanzovini mezza partita in Serie A il Pescara glielo doveva. L'altro messaggio, buonasera, non credete che la prima giornata di campionato, prima della fine del calciomercato, abbia un po' deviato ipotetici altri acquisti, tipo una punta? Questo abbiamo centrale. Visto prima, ne abbiamo visto già prima. Perfetto, bene, lasciamo stare i messaggi, grazie ancora perché ne avete mandati tantissimi. Dobbiamo chiudere a questo punto velocemente un pronostico da parte di tutti, anche se insomma non so se noi giornalisti ci azzecchiamo nei pronostici, Sergio. Io mai. Allora il tuo? Io non ci azzecco mai, spero questa volta di azzeccarci perché sarebbe insomma trionfale. Pescara potrebbe farcela a battere la Sampdoria, ma soprattutto io non mi aspetto una partita invece troppo a scacchi, mi aspetto una partita tra Pescara e Sampdoria dove tutte e due giocheranno al calcio, perché è quello che fanno queste due squadre e quindi non vedo perché dovrebbero snaturarsi con una prima vittoria sul campo del Pescara e Marco Giampaolo che non viene esonerato dalla Sampdoria perché Ferrero al momento non saprebbe dove andare a prendere un altro allenatore né se lo può permettere, invece bisogna dare tempo a Marco Giampaolo. Yes. Mettiamola così. 20 secondi a ciascuno, Enrico. Niente, sarà la solita partita del Pescara che cercherà di divertire e di divertirsi, però questa volta con più saggezza, soprattutto nella parte finale, sperando che la partita si sblocchi nel primo tempo, quindi solita mentalità e soprattutto consapevolezza nei propri mezzi, perché questa squadra non ha timori irriverenziali, deve sempre capire che ce la può fare con tutti e l'intensità sarà fondamentale, quindi una partita intelligente, il pronostico pure io non l'azzecco mai come tutti noi, speriamo ovviamente di vincere, però non è da sottovalutare il pareggio perché sarà un'annata sofferta, quindi fino a maggio dovremo soffrire, i conti li faremo alla fine. Uno sì. Che li azzecca invece è Massimo Pontetta. No, assolutamente, per carità, io niente pronostici, sintetizzo il concetto di Enrico, mi trovo assolutamente d'accordo, il Pescara non deve snaturarsi ma non deve nel contempo rischiare perché è una partita fondamentale come lo saranno tutte quelle che giocherà da qui alla fine del campionato. Velocemente Walter Luigi, ma proprio velocissimamente. Con il nostro amico Marco Giampaolo nel cuore perché merita di giocare. Profeta centravanti, ecco, abbiamo risolto il problema. Sarà Mattia Grappasoni. Sì, infatti. Dopo Osvaldo, giusto profeta ci poteva stare. Che poi ha sbagliato ruolo, io non so, non c'entrava. Con tutto l'affetto a Marco Giampaolo, io credo che la Samp, almeno con le credenziali di questi 5-6 ultime partite di campionato, sia la squadra peggio messa fra quelle che il Pescara ha incontrato in questa stagione. Per cui è un'occasione da non perdere. Da non perdere per vincere, ma comunque un'altra occasione da non perdere. Luigi. Non faccio pronostici, ma abbiamo necessità di vincere, non solo per la classifica, ma anche e soprattutto psicologicamente. Questo è l'augurio di tutti, grazie a Luigi Mascia, grazie a Walter Nerone e soprattutto un grazie a Massimo Profeta, Enrico Rocchi. Grazie.